Mister, alla fine di questo percorso ti chiedo, rimanendo un po' sull'attualità, se quell'ultimo tiro, su quell'ultimo tiro un po' ci hai pensato, beh, sono arrivato a ottobre che la situazione era disperata, adesso vado a giocarmi il primo turno di playoff. Ma come dico sempre, ecco, giudicare per quel tiro è difficile. Quel tiro poteva andare dentro, la prestazione della squadra è sempre la stessa. E purtroppo, vuol dire, noi abbiamo iniziato a lavorare bene, da ottobre credo che abbiamo fatto un grande percorso. Adesso, se quelle 6 partite c'ero io, magari facciamo più punti. Scherzo, però va bene così, dai. Abbiamo ottenuto una grande salvezza, coronata anche da un finale abbastanza importante che poteva anche finire con un altro modo, però siamo arrivati veramente corti. Come avete visto oggi, anche Nebbi si è fatto male, quindi abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo stretto i denti tutti. Ti chiedo, ieri in conferenza stampa tra le righe un po' hai detto, non so se abbiamo interpretato bene, signori attenzione, questa salvezza non era poi così scontata o dovuta come si poteva pensare qualche mese fa. Quello che ci tengo a dire è che in molte parti d'Italia, anche a Terni, voi avete visto, non so se conoscete, voglio dire, io quello che voglio dire è che se noi conosciamo bene il panorama calcistico nazionale, sappiamo che la Ternana ha giocatori di vantaggiato. Lo scorso anno ha fatto 25 gol a Livorno, e Marilunga ha fatto 16 gol alla Spezia in B. Voglio dire, hanno giocatori in panchina importantissimi, hanno fatto dei cambi, Dio mio, difendi. Quindi noi dobbiamo tenere presente queste cose, che se a Terni esultano per aver raggiunto la salvezza, adesso per aver raggiunto i playoff, in altre parti d'Italia, Albino Leffe, che ha una storia alle spalle, festeggiano in maniera esagerata, vuol dire che noi dobbiamo essere soltanto stracontenti di aver fatto quello che abbiamo fatto, perché non era semplice e a posteriori è tutto più facile. Ma io credo che 4 settimane fa stavamo qui a farci addosso, perché era difficile mantenere la categoria e soprattutto dopo i 4 punti iniziali su 6 partite.